Oggi posso finalmente parlarti dei quattro pilastri della programmazione dal punto di vista del codice. Arrivati a questo punto, manca solo una cosa. Sigla. Cominciamo con l'astrazione. Guarda che bellissimo commento che ho anche messo. L'astrazione significa mettere a disposizione dello user solamente le parti fondamentali scritte in una maniera comprensibile. Dividiamo la logica dell'usabilità dell'utente. Abbiamo spiegato nella tradizione, infatti, che con l'astrazione noi non dobbiamo interessarci a ciò che succede dietro le quinte, come facevo l'esempio del telecomando. Tu clicchi accendi e si accende, non è che vuoi sapere, oh mio Dio, cosa succede dietro, fammi vedere, sono troppo curioso. Stessa cosa con la nostra classe Mega Nave. Cominciamo a vedere cos'è Mega Nave. Premiamo CTRL, tasto sinistro del mouse, e scopriremo che Mega Nave ha tutto questo. Oh mio Dio, cos'è? Non ci interessa. Ho sofferto nello scrivere queste linee, ma l'ho fatto per te. Torniamo indietro con CTRL ALT, freccia indietro. Se non hai queste shortcut, se tu premi CTRL SHIFT A, puoi trovare le azioni da fare, ok? Quindi per esempio io volevo tornare indietro e da qua me lo settavo, altrimenti vai nei settings, ok, vai nei settings, in appearance, e insomma ti metti qua tutte le shortcut se vuoi, cerchi qua shortcut, keymap e ti assegni tutte le cose che ti servono, o ti cerchi lo sheet con tutti, no, ridere, con tutti i... le shortcut per fare le cose intelligenti. Ad ogni modo, senza perderci, Mega Nave ha tutta questa logica dietro, ma a me non interessa cos'è tutta sta logica. Io voglio solo che Mega Nave faccia il suono di nave, ovvero play sound, ok? Come nella tradizione. Quindi se io faccio start, se faccio runnare il mio main, ok? Sentiremo il suono della nave. Ma che figata è Java, cioè tu avresti mai immaginato che puoi fare suoni programmando? Io no. E in poche parole, questa è una specie di MIDI sound player, una roba del genere, e io ho creato il suono di una nave, ok? Adesso a te interessa sapere come è fatto tutto quanto dietro. Tu immagina che sei un cliente che vuoi solo utilizzare questa mia mega applicazione suono di nave. Ti interessa tutta la logica? No. Tu vuoi sapere che premi play, fai start e l'applicazione parte e ti fa il suono della nave. Fine. Vediamo quindi l'incapsulamento, se ti ricordi dell'altra lezione. A che fare con l'implementazione della classe. Io nell'incapsulamento voglio nascondere alle classi che stanno fuori ciò che c'è dentro, ok? Ho anche scritto qui. Gli altri oggetti non vedranno i metodi e le variabili del mio oggetto. Questi metodi e variabili saranno nascoste da chi sta fuori. Ho una classe cattivo. Cosa fa? La mia classe cattivo ha solo un instance field vita e un metodo fideurla che dice solo sono cattivissimo, ti mangio la testa, punto di esclamazione, e ha un getter e un setter che immagino che cominci a capire a cosa servono. Adesso te lo mostro magari un po' più nel dettaglio. Insomma, è una classe semplicissima. Adesso, nella mia classe Mega Nave, ok, io ho istanziato un cattivo. A questo cattivo ho settato la vita e poi ho solo detto di stampare a questo metodo play. Gli ho detto, oltre a fare tutte queste cose da nave, stampami cattivo.getVita, ovvero gettami, prendimi la vita di sto cattivo e stampamela nel mio standard output. Bene, cosa succederebbe però con questo incapsulamento? Si nota che io posso accedere a gli instance field della mia classe cattivo solo tramite questi metodi pubblici che espongono la sua struttura. Se io togliessi questi metodi pubblici, essendo private, è notato che è diventato grigio?
perché non viene usato da nessuna parte. E ora io infatti mi ritroverò nella mia classe meganave il compilatore che dice: yo, ma mi spieghi cosa stai facendo? Cosa sarebbe set vita? Neanche esiste. Ecco perché con l'incapsulamento io non posso accedere a ciò che sta dentro. Ma allora come faccio? Intanto partiamo col dire che quando io metto private e anche quando lo tolgo, dall'esterno non posso vedere questo instance field perché lui ha un access modifier di default. Questo access modifier di default non permette a classi che stanno fuori da questo package di vedere la struttura interna, ok? Infatti, la mia mega nave sta nel core astrazione, che è un altro package, mentre il mio capito sta in ereditarietà. Ad ogni modo, come faccio quindi? Se io in cattivo mettessi public, cambiandogli l'access modifier, potrei fare la seguente cosa: cattivo punto, bam, ora lo vedo, glielo tolgo, non lo vedo più, non c'è più l'instance field, ok? Perché vedo file url? Perché file url è pubblico. Se lo metto private, ecco, non lo vedo più. Quindi, insomma, lo sto incapsulando, il suo comportamento lo nascondo. Se lo metto public, io posso dire cattivo.vita uguale 5, ok? E stamperò questo valore, cattivo.vita. Sto direttamente accedendo al suo instance field. Se io ora rifaccio partire l'applicazione, mi stamperà qua la vita del mio cattivo e il suono della nave, se lo sentiremo assieme per un'altra volta, che emozione. 5. Sembra tipo una rivelazione. La nave ha parlato. Ha parlato soprattutto. Bene, adesso possiamo procedere e togliere da qui il nostro cattivo per il single responsibility principle. Significa non unire cose che non c'entrano niente con altre classi. Insomma, manteniamo un po' di pulizia, anche se già la vedo molto male. Passiamo quindi all'ereditarietà. L'ereditarietà è quel processo tramite il quale si riescono a prendere le proprietà e i metodi di un'altra classe e avremo quindi la classe padre e la classe figlia che erediterà tutte quelle cose lì. Come ereditano? Con extend. In questo caso avremo un bellissimo gnomo armato di ascia. Uno gnomo armato di ascia estende cattivo. Quindi lo gnomo armato di ascia è cattivo. Spero che tu abbia visto, sappia cos'è un gnomo armato di ascia. Se non lo sai... La bambina gli tira un sasso. Improvvisamente la figura si alza. È un gnomo armato di ascia. Ora che abbiamo capito cos'è un gnomo armato di ascia, se io dico a il cattivo di fare le urla e a un gnomo armato di ascia di fare le urla, suppongo che vedremo cose differenti, no? Perché questo è un oggetto istanziato a partire da cattivo. Questo invece è un gnomo armato di ascia a partire da gnomo armato di ascia. Vedremo qualcosa di diverso? Vedremo la stessa cosa? Cosa succederà? Se ti ricordi la lezione precedente, saprai già il risultato perché avrai notato che non c'è nessun overriding. Bellissimo sempre il suono della nostra nave. Entrambi gli oggetti stampano, sono cattivissimo, ti mangio la testa, perché di fatto un gnomo armato di ascia ha lo stesso metodo che troviamo in cattivo, ok? Quindi userà sempre file e urla. E questa è praticamente l'ereditarietà. Insomma, noi ereditiamo un comportamento dalla classe padre. Un gnomo armato di ascia è la classe figlio, mentre cattivo è la nostra classe padre. Abbiamo quindi tutte le carte per poter passare allo step successivo, che è il polimorfismo. Okay.
Cosa succede con il polimorfismo? Noi possiamo invocare uno stesso comando su una serie di oggetti. Tuttavia, su ogni oggetto realmente istanziato, questo comando sarà sempre diverso. Realmente. Permette quasi agli oggetti di essere un po' suscettibili tra loro. Perché? Allora, istanzia un Blitzcrank. Con il suo bravissimo braccio grabba la gente, ok? Blitzcrank è una classe semplicissima che estende cattivo, però, guarda un po', sta overridando il metodo della classe padre. A questo punto, cosa succederà quando nel nostro main stamperemo? Per esempio, anzi, così si nota ancora di più. Avremo il cattivo, un gnomo armato di ascia, e Blitzcrank, e il suono della nostra nave. Cosa succederà? Esatto. Blitzcrank, che ha fatto l'overriding, stamperà un altro messaggio, pur chiamando lo stesso metodo. E non è una figata? Secondo me è una figata. Perché ci permette di passare allo step successivo, ovvero il casting. Beh, dunque. Oh no! Oh no! Yeah. Il casting cosa significa? Un oggetto può cambiare forma se rispetta certe condizioni. Quali? Allora, il mio nuovo Blitzcrank, cosa abbiamo detto che fa? Estende, cattivo. Quindi Blitzcrank è cattivo. Se giochi a LOL, ne converrai con me. A questo punto io posso mettere dentro un contenitore cattivo, per questo momento te lo spiego così, poi andremo a esaminare molto meglio cosa significa fare queste cose per una vera e propria magia. Ad ogni modo, io posso mettere nel mio contenitore cattivo un Blitzcrank, pur essendo un altro oggetto. Perché posso farlo? Perché questo Blitzcrank eredita da cattivo, estende la mia classe cattivo, quindi anche Blitzcrank è cattivo, quindi può stare qua dentro. Io posso chiamare perciò il metodo fileurl e uscirà cosa? Quello di cattivo o di Blitzcrank? Qui c'è scritto cattivo, ma qua c'è scritto Blitzcrank. Lo scopriremo con il suono della nave. Esatto, hai fatto giusto! Uscirà per due volte che Blitzcrank grabba la gente col suo braccio bionico. Ci siamo! Questo è l'ultimo step. Cosa ci permette di fare? Ok, qua ci manca il nostro gnomo armato di ascia. La figata del polimorfismo è che noi possiamo creare, per esempio, un array. E immaginalo come un grumo di cattivi, ok? Tanti cattivi messi insieme. Dentro questo array, tutte queste cose le vedremo comunque, dentro questo array, che è semplicemente un grande cassetto, ok, immagino come un cassettone pieno di elementi, posso metterci dentro uno gnomo armato di ascia e Blitzcrank. Cioè, sto mettendo qua dentro oggetti diversi, ma per la JVM sono lo stesso. E si occuperà a runtime di capire cosa stampare fuori, nel senso, stamperà quello di cattivo base, stamperà quello di Blitzcrank, stamperà quello di un gnomo armato di ascia. Adesso lo scopriremo con il magico suono della nave, e se apprezzi è il caso di mollare un bel like. Proprio così. Il primo elemento ti devi abituare a leggere con meno 1, perché si parte a contare da 0. Perché? Lo scopriremo in un'altra puntata. Ma i computer contano così. Il primo elemento è un gnomo armato di ascia, e quindi stamperà "sono cattivissimo, ti mangio la testa". L'altro, Blitzcrank, grabba col suo braccio bionico. Un gnomo armato di ascia stampa sempre la cosa di cattivo perché non ha overridato, ok? Anche un gnomo armato di ascia prende lo stesso metodo di cattivo. Insomma, abbiamo visto che polimorfismo praticamente si traduce nei concetti di overloading e overriding, come abbiamo visto nel nostro Charizard nelle lezioni precedenti e nella lezione
precedente ancora. E anche il casting è importante. Questi sono i quattro pilastri fondamentali della programmazione oggetti. Ok, in questa lezione abbiamo visto un bel po' di cose, direi. Abbiamo visto i quattro pilastri, ricapitolando: un ognomo armato di ascia, il rumore di una nave, un Blitzcrank che grabba cose, Insomma, un po' di argomenti che se sedimenti avrai tantissimi problemi in meno in futuro. La prossima lezione sarà anche fondamentale perché vedremo i primitivi, che sono dei concetti ultra base che non si può non sapere. Nel frattempo, se piacere che il mio canale venga visto di più, smash the like button, insomma spacchiamo questo bottone del like e aiutami a raggiungere i 10k di iscritti. Nel frattempo, have a nice day e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!